E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi anche capolavoro, siamo arrivati alla settantina ragazzi. Stiamo cominciando a diventare vecchi. E sinceramente sto per parlare di un film che io vi dico, ci ho messo un botto per guardarlo, perché non è il mio tipo, cioè proprio non è il mio tipo. Io non sono tipo da fantascienza. E nonostante tutto devo ammettere che però sì, questo potrebbe essere un capolavoro, infatti lo metterò tra i tali. Cominciamo. Il film di cui sto parlando, ragazzi, è Interstellar. Andiamo con trama, personaggi e obiettivo. Allora, sinceramente, io ve lo dico appunto, l'ho guardato con sicuramente il mood più vediamo. Trama è che praticamente da un po' a sta parte la Terra è diventata una merda. Ci stanno praticamente tempeste di sabbia sempre, stanno cominciando a sparire sempre più specie di cibo, quindi che ne so, il grano. La Terra sta morendo e quindi loro, che sono una famiglia comunque di gente, il protagonista faceva il pilota proprio della NASA, quindi comunque non era un coglioncello, però a un certo punto in poi, siccome la Terra stava andando a fanculo, i problemi economici, i problemi di cibo, tutto il resto, hanno smesso di utilizzare praticamente qualsiasi roba spaziale, in un certo senso, perché non era tra le loro priorità, cioè perché dobbiamo cercare altri mondi, sprecare soldi, risorse per andare nello spazio quando dobbiamo pensare adesso al nostro pianeta. Che comunque ci sta come ragionamento, penso che chiunque lo farebbe. E niente, lui c'ha questa figlia, c'ha anche un figlio, e che abitano con il nonno, che è il padre della moglie, che invece è morta. E niente, praticamente dopo un po' che fanno cazzi e mazzi, c'hanno tipo sta specie di fantasma in casa e che fa cadere tipo delle cose, tutto il resto. Lui va a vedere e tramite tipo le linee della sabbia che si sono create sul pavimento scopre delle coordinate, ci va e poi scopre che praticamente è un posto di dove si sono ricreati quelli della NASA clandestinamente. Lui ci va e niente, praticamente scopre che questi qua all'oscuro di tutti e tutto stavano cercando di trovare un pianeta abitabile, perché erano appunto convinti che il pianeta sarebbe andato a fanculo, quindi a sto punto ne cerchiamo uno nuovo dove andare e rovinare anche quello. Sì, e quindi niente, vanno da lui che viene là e fanno: come cazzo fai a sapere che stiamo qui? Lui: non lo so, l'ho trovato scritto sulla sabbia. E quelli gli hanno detto: oh, ma so, dai, haha. E quindi pensano che c'è tipo una specie di razza aliena che gli manda dei messaggi, che è la cosa giusta da fare. E quindi hanno anche capito che è lui che dovrà comandare la navicella per andare a cercare sto cazzo di nuovo mondo. In cui praticamente, cioè tutti quanti dicono: ah no, perché a dir la verità c'è questo nuovo buco nero che porta da un'altra parte dell'universo, in poche parole, come se praticamente skippassi, come se andassi nell'iperspazio di Star Wars, per capirci. E quindi ci ha permesso di raggiungere dei pianeti a noi sconosciuti, ma anche con la nostra tecnologia, perché comunque di quelli conosciuti che stanno nella nostra galassia sappiamo che nessuno è abitabile, no? Quindi loro dicono: vabbè, può essere che lì ci sta. Quindi avevano già mandato un par di cristiani su a vedere se ci stava un pianeta che potesse essere abitabile, insomma. E partono con praticamente la figlia del capo degli scienziati, che è Alfred di Batman di Nolan, anche perché anche questo è di Nolan, questo film. La figlia è la Catwoman di Nolan.
e altri due cristiani che servono a un cazzo, ve lo dico subito. E vi posso dire, le emozioni che ti lascia, le musiche, lo spazio infinito, tutto il resto, anche a me, che comunque a me di fantascienza non me ne frega un cazzo. A me quando mi hanno detto che è uscito Starfield, volevo andare dalla Bethesda e sparargli in faccia a tutti quanti, perché porco, io testo 6, cazzo me ne frega di Starfield. Non me ne fotte una minchia, ve lo dico, dello spazio. Però oggettivamente devo ammettere che c'è magia in questo film. C'è quella magia che ti fa dire, beh cazzo che figo. Pure se non è per te, per carità. Però è innegabile. Cioè, voglio dire, anche uno che dice, oh, il mio spazio mi fa schifo, se vede una supernova con tutti quei colori e una musica e cazzo, una scena stupenda, si ferma un attimo a guardare, direi, no? Quindi è normale. È figo e quindi come trama io direi un bel 9. Un bel 9. Personaggi. Personaggi, allora c'è lui che... Beh, sinceramente devo dire... Forse è il personaggio che mi è piaciuto di più. Perché... È quello più umano, meno scienziato, meno... Meno persona che va lì e pensa al bene dell'umanità. Oddio, a dire la verità lo pensa pure quanto gli altri, perché vuole bene ai figli però, non perché gli interessi veramente l'umanità in quanto cosa scientifica, non perché gli interessi veramente... Anche perché c'era un piano B, piano A era trovare un pianeta e spostare tutti lì. Il piano B era trovare un pianeta e buttarci tipo una marea di ovuli e sperma, così. Così nascevano dei tizi delle incubatrici che poi ripartivano da zero da lì e vaffanculo. Però allo stesso tempo tipo lui diceva, ma cazzo me ne frega a me, io sta missione la faccio perché voglio salvare i miei figli, dell'umanità in generale. Sì, vabbè, la salvo perché me ce trovo, ma non me ne fotte un cazzo. Cosa che comunque penso che molti direbbero, anche perché l'umanità fa schifo, quindi... Dai, e poi c'è la figlia del tizio, del capo scienziato lì, che beh, lei grandissima sorca, molto intelligente, comunque vedete una persona che ha creduto alle cose del padre, ci crede fermamente, le crede fino alla fine. Il padre invece è un po' uno stronzo, perché a dir la verità... Cioè, non posso dirvi altro, diciamo, vi dico solo che è uno stronzo, poi capirete. E la figlia invece è pure un altro personaggio stupendo, che è veramente toccante come lei, una bambina comunque di quanto ci avrà, 11 anni, 12 anni, il rapporto che ha col padre, come finisce tutto il resto. Devo dire... Il finale non è che mi ha fatto impazzire chissà quanto, però tutto il viaggio secondo me è stato molto bello e toccante, assolutamente sì. Come personaggi do un 8 e come obiettivo, beh, obiettivo secondo me è portare un film che comunque ti stravolge veramente dentro, stai con lo stomaco sottosopra per un po' dopo che l'hai visto. Che però ti fa anche pensare, perché comunque sono dei futuri probabili questi, possiamo dire. E allo stesso tempo comunque che ti insegna qualcosa, ti fa vedere la magia che c'è dietro, che ti insegna qualcosa, che molte volte siamo noi a, come posso dire, lasciarci convincere da dei fatti che ci sia qualcosa di più. Ma non è detto. Non è detto che ci sia. Comunque, come obiettivo io invece darei un altro 9. Voto finale 8 e mezzo, 9 meno, quindi è un bellissimo film. L'ho voluto mettere tra i capolavori per metterlo, diciamo, a comparare come tale, ma devo dirvi, ragazzi, capolavoro non confermato. Perché? Perché secondo me si merita di essere messo a comparare con gli altri capolavori, ma c'è di meglio. C'è ancora di meglio, ragazzi. C'è ancora di meglio. Sì. Quindi
vi lascerò il dubbio su di che cosa sto pensando e poi ne riparleremo magari. Ci vedremo con il doppiaggio di Interstellar venerdì e ci vediamo al prossimo video.